In posizione per partire! Silenzioso stasera. Scusami. Anni fa, in una notte luminosa come questa, io e il mio amico Garo navigavamo verso Sao. Quando udimmo chiamare i nostri nomi nel bel mezzo dell'oscurità, la canzone era così dolce che dimenticammo come si naviga. Non dico. Visto le sirene, mi coprì le orecchie per non sentire il loro canto. Ma quando andai ad avvertire Garo, era scomparso. Mi dispiace. Quando il mare chiama, non sai mai. Forse Garo ora è il re di qualche terra lontana. Io. Attraccate! Andiamo! Partiamo! Forza.
Devi essere quello che ha mandato Pericle. Sì. Mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto che cosa devo fare. Ovviamente. Per quello ci sono io. Se qualcuno viene esiliato, può tornare. Se lo fa, viene punito. Cosa deve fare una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Vuoi che manipoli l'ostracismo? È Pericle a volerlo. E di certo ha le sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare o uscire. Resta qui. Merci da tutto il mondo greco. Non si direbbe che un esercito di spartani assedi la città. Meglio stare attenti. Troppi soldati. Forse c'è qualcuno. Meglio controllare. Così dovrebbe andare. Devo informare il contatto di Pericle.
Fatto. Sei veloce. E che cosa ne farai? Li butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. Mi scuso per il ritardo. Ci sono prove di una tentata manipolazione del voto. Non preoccupatevi, gli Ostraca sono validi. I voti sono stati contati e Anassagora verrà ostracizzato. Non lasciarti andare facilmente nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi, anche se lui era più vicino a Pericle. Strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Normalmente Pericle difenderebbe qualcuno. Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito. Questa giornata ha portato più domande che risposte. Hai detto che eravate intimi. È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono le nostre azioni a determinare chi siamo. E ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu... chi saresti? Il mio nome è Alexios. Eppure non sento di conoscerti. Forse posso capire chi sei in un altro modo. Vuoi conoscermi? Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Certo, la conoscenza motiva ogni mia azione. Allora, in questo caso, siamo simili. Conoscere quando attaccare, che arma impugnare, o quando usare la ragione, anziché la violenza. Forse mettiamo in pratica il nostro amore per la conoscenza in modo diverso. Lo faccio secondo le mie esigenze. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria, per dracme forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. Ho fatto quello che mi è stato chiesto. E le tue necessità sono più importanti di quelle dell'uomo che hai contribuito a ostracizzare? Eppure sollevi una questione interessante. Chi è più responsabile? Anassagora per essere coinvolto o tu per aver deciso il suo destino? Non sono responsabile per le sue azioni. Ho altro a cui pensare. Me stesso. Allora spero che ripenserai a oggi. Ad Anassagora. Alle scelte. Socrate. Eccoti. Eccomi. Sei in ritardo. Ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora. E l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? È tutto quello che voleva Pericle. Devo tornare da lui e scoprire cosa sanno di mia madre questi ateniesi.